Prima di immergerci nel racconto che segue, ti ricordo di compiere due semplici azioni: premere il tasto iscriviti e lasciare mi piace al video. Il tuo supporto è fondamentale per noi, ti ringraziamo di cuore. Oggi, ci addentriamo in uno dei casi più intricati e commoventi della storia giudiziaria italiana, un enigma che ha sconvolto il paese, la scomparsa di Denise Pipitone. Il 1 settembre 2004, un giorno che rimarrà indelebile nella memoria di chiunque abbia seguito questa vicenda, la piccola Denise scomparve a Mazzara del Vallo mentre inseguiva un cuginetto nei pressi dell'abitazione della nonna. Le ricerche iniziarono immediatamente, ma nonostante sforzi titanici, Denise non è mai stata ritrovata. Negli anni successivi, si sono susseguiti avvistamenti, ma uno in particolare è rimasto inciso nella storia. Il 18 ottobre 2004, un possibile avvistamento davanti a un istituto bancario a Milano. Il caso ha attirato l'attenzione dei principali organi di informazione, tra cui la nota trasmissione "Chi l'ha visto?", trasmessa su Rai 3. Tuttavia, nonostante l'enorme impegno e la copertura mediatica, Denise è rimasta introvabile. Ieri, Denise Pipitone avrebbe compiuto 23 anni. La piccola nacque il 26 ottobre 2000 da Piera Maggio e Pietro Pulizzi. In occasione del suo compleanno, la madre, Piera Maggio, ha condiviso un messaggio commovente sui social: "Denise, ovunque tu sia, auguri per il tuo 23esimo compleanno. Ci manchi tanto. Sei nei nostri cuori e nella nostra mente, sempre. Questa storia dolorosa è una ferita aperta nella coscienza collettiva. La speranza e il desiderio di rivedere Denise sono sempre vivi, e il mistero della sua scomparsa continua a suscitare emozioni intense. La sua memoria persiste nel cuore di tutti coloro che non hanno dimenticato e continuano a pregare per un ritorno a casa che, purtroppo, sembra sempre più lontano."